segretario di Ame che ha effettuato soprattutto un incontro con diciamo, tutte le reparti, le forze di soccorso impegnate, nonché con alcuni dei sindaci che sono riusciti a raggiungere la prefettura. E adesso lascio poi subito la parola a lei. Abbiamo convocato un tempo ulteriore proprio per dare l'opportunità al segretario deve subito ripartire per Roma di poter fare qualche battuta. Sappiamo che in arrivo anche il presidente Burlando che ha fatto anche lui dei sopralluoghi, quindi poi eventualmente se volete ancora fermarvi faremo anche questo ulteriore momento. Sottosegretario, sì, purtroppo anche il sopralluogo che abbiamo effettuato poche ore fa ha confermato un dato drammatico di un'intera zona che ha subito danni ingenti. Innanzitutto il cordoglio per le vittime, il governo, per i familiari, un pensiero di vicinanza. In questo momento tutti sono impegnati ancora a concludere le operazioni di soccorso, di recupero dei dispersi e di messa in sicurezza. Quindi oggi è ancora una giornata in cui è prioritario il soccorso. Tutte le altre questioni che sono state poi affrontate nell'incontro con i sindaci, dalle cause, perché si è verificato quello che si è verificato, che cosa dovrà essere fatto per la ricostruzione, la quantificazione dei danni, ovviamente sarà all'ordine del giorno da domani, ovviamente da parte di tutti gli organismi a ciò competenti e abilitati. Dovrà essere dichiarato lo stato di emergenza, questo ovviamente nel primo consiglio dei ministri utile. Il prefetto ha già attivato anche la richiesta perché possa essere presente a partire dalle prossime ore anche un contingente dell'esercito per sgomberare alcune aree che in qualche modo anche visto dall'alto si vede che ci sono addirittura delle zone totalmente isolate che necessitano di essere ricollegate anche soltanto per portare lì acqua e le esigenze, le prime necessità e viveri per la sopravvivenza delle persone. E quindi devo dire un plauso a tutte le persone, le forze dell'ordine, del fuoco, la protezione civile, i volontari che si sono adoperati nell'immediatezza del fatto per andare incontro alle esigenze di una popolazione duramente colpita. Io avete già ricevuto anche il comunicato stampa che riferisce della vicinanza del cordoglio e del sostegno del Presidente della Repubblica per queste popolazioni e per tutte le forze che stanno intervenendo. Come ha detto il sottosegretario, siamo ancora in una fase di soccorso, quello che devo dire è che il sistema nazionale dell'emergenza, e con questo intendo dire tutte le componenti, comprese anche il volontariato, si è via via che l'evento si è venuto definendo e soprattutto via via che è stato possibile raggiungere i territori colpiti, sta dispiegando la sua capacità di manovra. Ci sono delle zone dove obiettivamente è estremamente difficile muoversi, pensate a Vernazza per esempio, Monterosso è stato recentemente collegato qualche minuto fa, via terra tra Levanto e Monterosso è stata ripristinata una viabilità, via Vernazza viceversa continua a essere raggiungibile diciamo in qualche modo con un treno, un convoglio che le Ferrovie dello Stato hanno attrezzato, con questo stiamo cercando di portare del materiale. C'è il problema naturalmente, e cerchiamo anche questo di risolvere, di come far scaricare il materiale da una stazione che per chi l'ha vista e per come l'ha raccontato gli amministratori di Vernazza è sostanzialmente molto modificata rispetto a quello che conosciamo. In Vernazza c'è un accumulo di materiale nella parte cosiddetta enorme, si tratterà di trovare dove allocare tutto questo materiale che si è posizionato, ma le esigenze, ripeto, siamo ancora nella fase del soccorso. Ieri i sindaci, gli amministratori, le popolazioni locali
con i reparti presenti sul territorio, hanno dato vita veramente a una gara, a un impegno per portarsi aiuto reciproco per aiutarsi. Pensate soltanto a tutte le automobilisti che sono rimasti bloccati sull'Aurelia tra frane, che in più zone bloccarono le strade provinciali e la stessa autostrada. Anche loro sono in qualche modo riusciti a gestire quella situazione, a trovare soccorso presso gli abitanti del posto, delle strade, nelle case che erano a ridosso della strada, hanno attraversato le frane, hanno fatto veramente, c'è stata una gara di generosità. Pensate solo ai turisti che erano presenti nelle Cinque Terre e che hanno avuto ospitalità nei conventi, nei santuari, e alle tante persone che erano presenti nella stazione ferroviaria di Spezia, che sono state ospitate nel palazzetto dello sport, nella sede del CNES, della Polizia di Stato, e nelle sedi della Marina Militare. Ecco, questa è ancora la fase, abbiamo località senza luce, senza acqua, abbiamo il gas che tendono di recuperarlo, Bernazza è saltato completamente, non ci sono più proprio i bidoni del gas, e quindi occorrerà anche lì immaginare come impostare, la cabina elettrica è completamente sommersa, stiamo cercando domani di portare un generatore che possa alimentare in via alternativa, così come con la TIL stiamo cercando di assicurare dal Monte della Castellana una maggiore copertura verso le 5 terre. Quindi i problemi sono tanti, è evidente che ci sono territori che per la quarta volta si trovano a vivere questa situazione, ci sono persone che per la quarta volta hanno visto la loro casa allagata e i loro averi perduti. Su questo naturalmente in questa fase occorre garantire il massimo dello sforzo perché in qualche modo si possano almeno eliminare le conseguenze maggiori per la vita delle persone. Il concorso, ripeto, non è soltanto gli organi dello Stato, ci sono regioni, altre regioni italiane che stanno mandando personale uomini, la regione Liguria e le province liguri stanno facendo altrettanto, così come stanno facendo i comuni che non sono stati coinvolti da questa emergenza, anche se considerando la provincia di Spezia a 32 comuni, credo che siano veramente pochi i comuni che in questa emergenza non hanno avuto più o meno gravi conseguenze. Questa è allo Stato, stiamo ancora cercando persone disperse e quindi il bilancio complessivo di quello che possono essere le vittime, i cui familiari, a cui va veramente il cordoglio, non solo del Presidente della Repubblica, che ci rappresenta tutti, ma credo di tutti noi, per quanto è accaduto, il nostro cordoglio alle loro famiglie e a tutte le popolazioni così gravemente. Facciamo un bilancio delle vittime, e dei dispersi anche, vittime e dispersi. Dunque, noi il discorso, solo per cercare di mettere un po' di chiarezza, noi intendiamo, cioè dichiariamo, tanti morti, le persone delle quali abbiamo recuperato i corpi, noi abbiamo trovato i corpi. Ora, abbiamo recuperato, sono state composte le salme di 3 persone nel comune di Borghetto Vano. Sappiamo che ci sono ancora 3 persone disperse che sono sempre a Borghetto Vara, che sono quelle per le quali si sta ancora lavorando nella casa che è qui. Scusa, dottore, le 3 persone che sono state composte, possiamo dire sono quei due coniugi anziani dei più un'altra persona, Sambucchi, lo dico per capire un attimo, più la signora Paola Fabiani, purtroppo, ecco, solo per questo dire, composti, ecco, quindi da quella casa abbiamo poi un altro congiunto della signora, diciamo, che è disperso, e poi ci sono le 3 persone che erano nelle abitazioni da cui ieri è stata salvata, ripeto, posso dire, dagli stessi abitanti sopravvissuti, perché naturalmente non c'era nessuno in quel momento ed è stato difficilissimo raggiungere quel posto, che c'erano frane di petizione, nella notte 2 o 3 volte l'elicottero della Marina ha cercato di raggiungere il luogo, io stesso stamattina non sono riuscito a entrare perché la massa di nuvole che c'era in quelle valli così strette impediva di entrare e vedere quindi al suolo che cosa c'era. Oggi pomeriggio è stato possibile viceversa
vedere e apprezzare la situazione. Abbiamo poi i tre, noi stiamo cercando in questa casa demolita tre persone. A Cassana, poi Montero. Abbiamo poi Monterosso, il volontario, che appunto, è stato riferito come trascinato dalle acque, non è stato trovato il cadavere. Quindi dovete anche pensare, probabilmente nelle comunicazioni che noi chiediamo, che spesso ci possono essere delle incroci di comunicazione che necessitano di verifiche e quindi non possiamo. Avevamo un'indicazione, ma in questo caso non meglio identificata, o meglio, di una persona, di un automobilista nel comune di Vernazza, erano due persone a bordo, una si sarebbe salvata e l'altra viceversa sarebbe stata trascinata dalle acque. Questa è la situazione al momento. Che ci risulta, guardando ci sono altre situazioni. Questo sono quelli che girava voce anche di Pignone. A Cassano, cioè qualcuno diceva che Cassano era Pignone, è stato legato alla località, perché questa è la terra in cui le borgate sono più note dei comuni, e spesso associare la borgata al comune non è immediatamente possibile. Lì c'è stato, non era Pignone ma era. Quindi opinioni dispersi non ci risultano opinioni dispersi. Risulta tre persone a Cassano di Borghetto, comune di Borghetto Vale. Comune di Borghetto. Posso. Comunque la situazione è di alcuni tremendi di legname, non solo sui ponti, ma dovunque il fiume ha potuto posare. Quindi grandi quantità di fango e di materiale, grandi quantità di legname, tantissimo. Una cosa da non. Cioè chi lo vede, l'abbiamo potuto vedere dall'elicottero. Sono quantità enormi, perciò ci vuole molto personale, ci vogliono dei mezzi particolari per poter rimuovere questo materiale e per poterlo poi mettere in sicurezza, perché non in qualche modo riuscire a reggimentare di nuovo le acque in modo che anche in presenza di ulteriori precipitazioni si possa almeno avere un indirizzo per il funzionamento. C'è stato ieri, c'è stata una persona di soccorso alpino, sì, ha recuperato lì altri feriti in questo momento ci sono stati vari soccorsi, sono due unità a Borghetto, il 118, che stanno stabilmente operanti, molti chiaramente l'assistenza sanitaria che è stata data.